Io mi sono maturato, ho preso la maturità nel CONI quest'anno, dopo 50 anni che avevo lasciato la scuola, perché ho fatto i progetti. Il CONI è una scuola che ha dato molto alle aziende, tanto è vero che sono stato un direttore tecnico di un'azienda modenese, e noi abbiamo preso molti ragazzi all'interno della nostra azienda. Fermo CONI nel 1920 fece questa scuola qua perché aveva capito che senza il mondo scolastico non era possibile creare della qualità. Quindi lui ci ha dato questa possibilità e da lì sono usciti molti ragazzi. Questo fermo CONI, questo industriale, aveva capito questa intuizione che senza la scuola non si poteva fare niente, cioè c'era bisogno di cultura, perché la cultura ha portato del benessere. E qui siamo nel mondo della meccanica, nella Motor Valley, perché grazie a queste persone qui gli ha dato la possibilità di potersi esprimere, potersi. E non è un caso se la Lamborghini, se la Maserati, se la Ferrari sono nate qui. Poi a Modena, tra l'altro, c'è stata la prima industria della fabbrica della Ghisa. E questa ha dato la possibilità di poter fare dei carri, dei mezzi ferroviari, dei cannoni, tutto quello che ne consegue. Mi chiamo Luca Pollonichetti, ho finito la mia carriera di lavoro come direttore della comunicazione di General Motors in Italia. Purtroppo sono nato nella prima metà del secolo scorso, che è una cosa che mi ha fatto molta impressione perché mi è stato detto da un nipote: ma nonno, ma tu sei nato nella prima metà del secolo scorso, quindi devo dire mi ha fatto impressione. E qui però abbiamo parlato invece di... sì, però siamo partiti un po' dalle cose vecchie, perché davanti a me c'è un restauratore, allora stasera ci siamo divertiti a pensare come si potrà restaurare la roba elettronica, perché fino adesso è stato tutto facile per loro lavorare e rifare le cose delle macchine antiche, delle macchine vecchie, ma da quando dovrà affrontare il problema di restaurare i circuiti elettronici, i microchip e queste cose, insomma, siamo divertiti un po' a ipotizzare in questa serata quale potrebbe essere il futuro lavoro di un suo nipote o di un suo figlio, insomma, ecco, probabilmente già basterebbe. Basta, io vengo da Roma, però così ci siamo conosciuti una volta e poi dopo ho detto, vabbè, insomma, poi si viene qui, c'è sempre qualcosa di nuovo da imparare. A lei piace l'Emilia? Si trova bene? A me piace l'Italia in generale, devo dire. L'Italia è riserva sorprese veramente ovunque, cioè si può andare in qualsiasi posto, basta alzare una zolla e qualcosa di interessante si trova. Grazie per l'ospitalità. Beh, io ho iniziato con mio padre. Sì? Ho iniziato con mio padre 16 anni fa più o meno, costruendo impianti elettrici per auto d'epoca. Quindi inizialmente ho fatto le auto anteguerra, poi pian piano insomma mi sono un po' ho iniziato a fare un po' tutto ciò che riguarda le auto d'epoca. Ferrari, Lamborghini soprattutto. E niente, sto tirando avanti ciò che mio padre mi insegnò. E abbiamo una piccola officina a buon porto mi diverto con questa passione che è diventata poi un lavoro. E ci sono molti appassionati? Sì, tantissimi, soprattutto stranieri. Ah, molti stranieri. Sì, tantissimi stranieri che appunto vengono a Modena perché qua è il centro, Modena, Bologna, Emilia Romagna, diciamo, il centro del restauro dell'automobile. E come me ci sono tanti giovani, non siamo poi così rari, ci siamo in tanti. Quindi ci sono dei giovani appassionati che vogliono continuare questa tradizione. Lui ha restaurato anche la Miura di Jean Todt, sì, è stato ospite quindi il suo dopo che ha finito il lavoro. Jean Todt, sì, mio padre. No, ne abbiamo fatte. Gli importanti, quella dell'uscita di Persia, la Miura dell'uscita di Persia. Valentino la conosce la mattina. Insomma,
E quante aziende come la tua ci sono qua in Emilia Romagna? Qui diciamo che come me ci saranno 3-4. Cristian, hai fatto una scuola specializzata? No, io ho fatto meccanica. Ho fatto meccanica applicata a torneria, freseria. Poi ho pensato bene ad andare con mio padre, ho fatto la scelta più azzeccata della mia vita. Hai detto tecnica che ti ha insegnato tuo padre? Sì, sì. Ero dubbioso fino a una certa età, poi dopo ho proprio capito che quella era la mia strada e ho fatto la scelta migliore. Una bella fortuna. Sì, sì, io fin da piccolo mio padre mi portava con sé le varie crosterie, ho visto anche persone dell'epoca, insomma, mi ha sempre appassionato. Quindi è arrivata dalla famiglia, insomma. Sì, 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 sì. Era proprio per forza, si doveva capitare per forza, perché il mio sogno era appunto lavorare nel settore delle auto, che fosse stato questo o un altro ambito. Volevo lavorare nell'ambito delle auto. Grazie. Prego. Campione internazionale, non italiano, internazionale di modellismo. Ma un modellismo particolare, perché lui a mano su dei modelli che sono 1 e 8, costruisce qualunque minimo dettaglio dell'auto. L'Alfa Romeo 33 stradale è esposta al museo di Chiarese, la sua. Quindi ti racconta poi lui quello che è. Esatto. Gioco, in pratica gioco. Però lui fa quelle vere, io faccio quelle. No, io sono nasco come designer e tipista. Io ho sempre lavorato su tutto. Sia veri, sia poi in scala, sia per l'architettura, per l'automotive, eccetera. Negli anni mi sono per passione, sia per le auto, sia per le modelle, per la costruzione, per la micromeccanica, dagli orologi alle macchine, per pasticciare, e ho iniziato ormai tanti anni fa a fare questi modelli per i collezionisti, tendenzialmente, perché magari proprietari di vetture che volevano un modello della loro auto, e è sempre stato un dream, chiamiamolo un hobby, e adesso è diventato una professione a tempo pieno, e praticamente sì, tutto il discorso è quello di, addirittura adesso faccio anche delle ricerche, tipo per questo discorso che diceva lei dell'Alfa Romeo, ho fatto anche tutta la ricerca storica di questa vettura, perché non esistono più nei dati, nei progetti, quindi abbiamo fatto anche tutta la parte storica, che speriamo presto, l'anno prossimo dovrebbe uscire con un libro su questo lavoro. E quindi appunto, gioco nel settore auto, cioè queste auto che appunto sono la riproduzione fedele degli esemplari reali, tutto quello che c'è nella seconda reale è riprodotto. Io sono mezzo emiliano e mezzo piemontese, quindi le due zone dell'auto d'Italia, e vengo spesso e volentieri qui a una zona, sia per passione, sia per le mie radici, sia perché appunto, come diceva giustamente lui, è il centro nevralgico dell'automobile nel mondo, tutto quello che ha a che fare con le auto di competizione, le auto sportive, le auto di un certo livello, sia per passione sia anche per l'avvio. Quindi c'è anche un mercato. Sì, è una nicchia della nicchia, però sì. Infatti ultimamente ho fatto anche un'esercitare, è veramente una nicchia della nicchia della nicchia, però esiste, fortunatamente esiste. E siamo sorpresi assolutamente a dire che hanno fare questo tipo di evoluzioni. Ma al contrario, una decina, quindi una buona compagnia. Posso aggiungere una cosa? In questa moto qua, lei è che se uno non lavora nello stesso settore dell'auto, se ha bisogno di fare delle lavorazioni
estremamente difficile, prova di tutte le macchine perché è una zona profondissima. Lo giuro, quello lavorazioni meccaniche, lavorazioni particolari che ormai esistono solo in questa zona. Mentre una volta in Italia, se vogliamo, c'era l'occhiello della meccanica mondiale, ormai si è ristretto più, ma questa zona è fortunatamente viva e tutelata. Grazie.